Partiamo con ordine, perché questo qui è un video molto delicato. Ultimamente in Lombardia si è diffusa la peste suina africana, un virus letale che fa morire i maiali fra atroci sofferenze e che allo stesso tempo ha una velocità di diffusione molto ma molto elevata. In questa struttura, che non si occupa di macellare i maiali ma di farli vivere in tranquillità, sono stati trovati due casi di infezione da peste suina, e quindi chiaramente il virus si sarebbe diffuso a tutto il resto della struttura, facendo morire quelle povere bestie fra le atroci sofferenze che provoca. Le forze dell'ordine sono mobilitate per abbattere i maiali rimasti e Maria Sofia Federico, insieme a tutti gli ambientalisti, sono schierati lì davanti, perché siccome sono dei maiali non vanno ammazzati, paragonando i poliziotti agli ufficiali nazisti. Non aggiungo altro, ma vi lascio i filmati. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video lì nello studio. Come on, che era un gerarca nazista, aveva detto di non avere alcuna ragione per non eseguire gli ordini. È la stessa cosa, anche se in periodi storici diversi. Capitelo questo. E per favore, non eseguite gli ordini, non fate ripetere la storia. Le persone che hanno cambiato la legge ingiusta erano persone come noi, che si sono fatte ammazzare, picchiare per un ideale. E voi sorridete perché non volete ascoltare la verità, perché fa male pure a voi. Voi vi state difendendo dalla verità. Provate ad ascoltarci e capite che la cosa giusta non è eseguire gli ordini, ma disobbedire. Le forze dell'ordine mi hanno portata via dal santuario. Uno di loro mi ha chiamata handicappata mentre mi strattonava il braccio per allontanarmi. Hanno manganellato, hanno dato calci e pugni. Hanno stretto i testicoli di un nostro compagno. Hanno dato una botta in mezzo al seno a una nostra compagna. Urlando in lacrime, parlavo di come Hannah Arendt, nel suo libro La banalità del male, trattasse proprio di un uomo che, allo stesso modo, non stava facendo nient'altro che eseguire degli ordini. Quell'uomo era Adolf Otto Eichmann, un nazista responsabile della morte di milioni di innocenti. Le lotte sono cambiate, ma gli uomini che ci danno motivo di continuare a combatterle sono sempre gli stessi. Continueremo a resistere fino a che tutti gli animali non saranno liberi.